Oggi introduciamo la definizione di derivata di una funzione e studiamo un po' le proprietà della caratterizzazione delle funzioni derivabili nel campo complesso. Siano angolo di C una vertice diverso dal punto. Z0 un punto appartenente ad A ed è una funzione che Z appartenente ad A associa sopra la progressiva della finestra F di Z appartenente a C. F si dice differenziabile in Z0 se il seguente limite esiste ed è finito in C. Il limite di f di z meno f di z0 fratto z meno z0 per z che tende a z0. In tal caso questo limite si chiama derivata di f in z0 che si denota con f' da 0 oppure la derivata di f rispetto a z per z da 0. La prima cosa da osservare è che la definizione di funzione differenziabile, quindi derivata, che avete sul campo complesso è la stessa che avete data sul campo dei numeri reali. D'accordo? Quindi, in conseguenza, tutte le proprietà di calcolo sono che avevate per la derivata nel campo su R continuano a valere per la derivata nel campo. C'è qualche esempio molto semplice in funzione derivabile. La funzione è sempre una funzione costante, è una funzione derivabile. Sia A appartenente a C, numero complesso. Ed F a z appartenente a c associa a. Allora, per ogni z0 appartenente a c, il limite di f di z meno f di z0 fratto z meno z0 per z che tende a z0 è cosa uguale al limite
di 0 punto 0 1 z 0 per z che intende z 0 è uguale a 0. Quindi questo è un altro che è primo e il punto z 0 è uguale a 0. Quindi le funzioni costanti sono derivabili, la derivata vale 0. In R cosa abbiamo visto, ragazzi? Che le funzioni derivabili sono funzioni continue. Lo stesso vale sul campo complesso. La dimostrazione è analoga. Differenziabile è la stessa cosa, a volte uso derivabile, a volte differenziabile, come no? Usiamo differenziabile, usiamo differenziabile. In z a 0, allora f è continua in z a 0. Quindi le funzioni differenziabili sono continue. La dimostrazione è analoga a quella che avete visto sul campo reale. Il limite di f di z per z che tende a z a 0, il limite per z che tende a z a 0 di f di z meno f di z a 0 fatto z per z a 0 per z per z a 0 sì. Cosa fate, ragazzi? A f di 0 sottraete e sommate f di z a 0 e a questa quantità moltiplicate f di 0 meno f di 0 moltiplicate e dividete per z meno z a 0. Essendo f differenziabile in 0 a 0, questo limite quanto vale? F primo del punto 0 a 0 z meno z a 0 per z a 0 per z che tende a 0 a 0 è 0 più f punto z a 0 è uguale a f punto z a 0. Quindi le funzioni, la funzione differenziabile in z a 0 è continua in z a 0. Faremo vedere che il contrario non è vero. La dimostrazione analoga a quella che avete visto sul campo reale. Ragazzi, come ho detto prima, le regole di calcolo della derivata sono uguali a quelle che avete visto sul campo reale e le dimostrazioni sono le stesse. Adesso rinunciamo senza dimostrarlo. Una
Theta 0 un punto a parte niente. Ada? E f g due funzioni di a in c differenziabili in z0 ed allora, f più g è differenziabile in z0 e la derivata di f più g è punto z0 è uguale alla derivata di f e punto z0 più la della di g è punto z0. F per g è differenziabile in z0 e la derivata di f per g in z0 è uguale a f' il punto z0 per g in z0 più f di z0 per g in z0. Poi se g di z0 è diverso da 0, f su g è differenziabile di z0 e la derivata di f su g del punto z0 è uguale a g al quadrato di z0 f primo del punto z0 per g in z0 quindi f in z0 per g di z0. Quindi trovate le regole di calcolo usuali. Anche la regola di derivazione di una funzione composta è la stessa che avete visto sul campo reale. Dico bene questa ragazza, scusate. Mm-hmm. Tutto è definito? Proposizione. Sia A in cui C una testa. Se per zero ed è una funzione di A con C differenziabile di Z0 sia B con insieme di C aperto. Tale che f di a è contenuto in b.
sia G una funzione di B in C e G una funzione di B in C differenziabile in F di G. Allora, G composto F è differenziabile di Z0 e la derivata di G composto F del punto Z0 è uguale a G fino calcolato in F di Z0 per F fino calcolato nel punto. Anche questa dimostrazione è analoga a quella che avete visto in analisi 1. Ragazzi, per esercizio a caso, comunque, riprovate a rifarlo questa dimostrazione. Ragazzi, dalle regole di calcolo esce subito che i polinomi sono funzioni differenziali. Perché la funzione z non viene differenziale, ma c'è una funzione z differenziabile, no? Quindi poi i nomi sono funzioni differenziabili in C. Infatti il problema qual è? P di X, P di Z, tipo A con Z più A con 0 più A con 2 Z4 più A con N Z alla N. A con 0 è una costante, è una funzione abbiamo visto differenziabile. Z abbiamo visto che è una funzione differenziabile. A con 1 è una costante, è una funzione differenziabile, per cui la funzione differenziabile è una funzione differenziabile. Z quadro chi è? Z per Z. Il prodotto di funzioni differenziabili è differenziabile. Se tengo una funzione differenziabile, ottengo la funzione differenziabile. Faccio, e così via. Faccio la somma e ottengo la funzione differenziabile. Idem le funzioni razionali, cioè i rapporti polinomi, sono differenziabili nel loro insieme di definizione.
copiato? Posso cancellare? Copiato, ragazzi? Posso? Vediamo adesso la definizione di funzione olomorfa o analitica. Siano A incluso C una pelle. Ed è una funzione di A in C. F si dice analitica o olomorfa. In A se è differenziabile in ogni punto di A. Una funzione, ragazzi, quindi userò indistintamente la parola olomorfa o analitica per indicare una funzione che è differenziabile in ogni punto di A. La funzione analitica in ogni punto di C si dice intera. Quindi se avete una funzione definita su tutto il campo complesso e differenziabile in ogni punto del campo complesso, la chiama si chiama intera. Per esempio, i polinomi sono funzioni intere. Sia z0 un punto appartenente ad A, f si dice analitica o olomorfa in z0 se è differenziabile in un intorno di z0. D'accordo? Quindi, direte che la funzione è analitica o olomorfa in punto z0. Se riuscite a trovare un raggio R, tale che nel disco di centro z0 è raggio R, la funzione è differenziabile in ogni punto di questo intorno. Quindi, ragazzi, non basta che sia differenziabile il punto z0, deve essere differenziabile l'intorno del punto z0. Se è differenziabile l'intorno, vuol dire che analitica o olomorfa del punto z0. Ragazzi, vogliamo andare adesso a trovare le condizioni necessarie e delle condizioni sufficienti sulla differenziabilità di una funzione in un punto e vedere anche un modo per calcolare facilmente la derivata. Abbiamo visto, abbiamo trovato ieri delle condizioni necessarie e sufficienti finite. Abbiamo visto che calcolare il limite di una funzione complessa equivale a calcolare il limite di due funzioni definite in sottoinsieme di R quadri a valori in R. Ragazzi, vedremo che per una derivata c'è qualcosa di analogo. Parlare
di differenziabilità in un punto equivale a fare un controllo sulle derivate delle funzioni derivate parziali del punto U delle funzioni U e V. Adesso andiamo a vedere questo. Condizione necessaria di differenziabilità. Siano anche di C un aperto. Zeta 0 uguale a x con 0 più i più y con 0, un punto appartenente ad A, ed è tale che a z uguale a x più y appartenente ad A, associo f di z uguale u di xy più u di x. Se F è differenziabile in Z0, allora U e B hanno derivate parziali rispetto ad x e y in x con 0 y con 0. Derivate parziali finite rispetto ad x e y, x con 0 y con 0. E risulta f' del punto z0 uguale alla derivata rispetto a x di u del punto x con 0 y con 0 più i la derivata rispetto a x di v del punto x con 0 y con 0. Ma anche f' del punto z0 uguale a 1 su i la derivata rispetto a y punto u del punto y con 0 y con 0 più i la derivata rispetto a y di v del punto x con 0 y con 0. Da cui segue che allora rispetto a x uno è il punto x con 0 y con 0 è uguale alla derivata rispetto a y di v del punto x con 0 y con 0. Allora rispetto a y di u del punto x con 0 y con 0 è uguale a meno la derivata rispetto a x di v del punto x con 0 y con 0. Questo si chiama condizione di Cauchy-Riemann.
sappiate. A è una vertice, z a 0 è un punto che segna del tipo x con 0 più y con 0, ed f è una funzione di a in c. Chi è u e chi è v? U è la parte reale di f di z, u di x y e v di x y, che è la parte immaginaria di f. Se la funzione, supponete una funzione che sia differenziabile al punto z0, d'accordo? Allora avete che le funzioni u e v hanno delle rate parziali rispetto a x, rispetto a y, nel punto x con 0, y con 0. E risulta questo fatto qua, questo è il modo f' non è altro che la derivata rispetto a x di u nel punto x con 0, y con 0, più la derivata rispetto a x di v nel punto x con 0 e y con 0. Oppure un altro modo di calcolarlo è questo: 1 su i, la derivata di u rispetto a y nel punto x con 0 e y con 0, più i, la derivata di v rispetto a y nel punto x con 0 e y con 0. Da qui segue subito, ragazzi, prendete di mostrare la prima parte, segue subito, questa è la condizione che uscì prima, seguono subito queste condizioni. Perché? Questo come si può scrivere questa partita qui, ragazzi? Moltipliamo numeratore e denominatore per i, d'accordo? Questo viene qua, viene meno i la derivata rispetto a y di u del punto x con 0 con 0, più la derivata rispetto a y di v del punto x con 0 y con 0. Allora ragazzi, avete che la derivata di f rispetto a z è uguale a questa, d'accordo? La derivata di f rispetto a z è uguale a questa quantità. Quindi questi due numeri complessi devono essere uguali. Quando i due numeri complessi sono uguali, se soltanto se le parti reali sono uguali, le parti immaginarie sono uguali. Quindi chi è la parte reale di questa? La derivata di u rispetto a x è punto x con 0 e y con 0. Chi è la parte reale di questo? La derivata di v rispetto a y è punto x con 0 e y con 0. Quindi avete questa prima relazione. Poi, chi è la parte immaginaria di questa? La derivata di v rispetto a x nel punto x con 0, y con 0. La parte immaginaria di questo è che è meno la derivata rispetto a y di u nel punto x con 0, y con 0. E quindi avete questa seconda condizione. D'accordo? Ragazzi, come vedete, questa è una condizione necessaria, ma non è una condizione sufficiente. Quindi, quello che vi permette, facendo degli esempi, questo mi permette di dire se una funzione non verifica queste condizioni, sicuramente non è differenziabile. D'accordo? Ragazzi, allora, facciamo la dimostrazione. Allora ragazzi, noi sappiamo per ipotesi che la funzione è differenziabile nel punto z0. Cosa vuol dire che la funzione è differenziabile nel punto z0? Che esiste il limite di f di z meno f di z0 fratto z meno z0 per z si tende a z0, e questo è a plus f'. F' di tutti z0 non è altro che il limite di questa funzione. D'accordo? Per definizione. Allora, facciamo così. Questo è
0 y0. Siccome questo limite esiste, siccome esiste ragazzi, questo limite è lo stesso se io approssimo z0 muovendomi sulla retta y uguale y con 0, muovendomi su questa retta, d'accordo? Se approssimo z0 su quella retta, prendo z che tende a z0 sulla retta y uguale y con 0. Hai trovato? Allora, posso dire che f prima di z0 è uguale. Un punto su questa retta come è fatto? X, y con 0, punto qui sotto. D'accordo? Un punto su questa retta, x, y con 0. Allora, dire che z tende a z0 su questa retta vuol dire che x, il punto x con 0, y con 0 tende al punto x con 0, y con 0, quindi vuol dire che x tende a x con 0, quindi questa si dovrebbe passare il limite per x che tende a x con 0 di f di x più i y con 0 meno f di x con 0 più i y con 0 fratto z, chi è? X più i y con 0. Z0 chi è? X con 0 più i y con 0, quindi meno x con 0 meno i y con 0. D'accordo? Ma questa è cosa uguale al limite per x che tende a x con 0. Chi è f? F è u più ib, quindi ottengo u di x y con 0 più i b di x y con 0 meno i di u di x con 0 y con 0 meno meno u di x con 0 y con 0 meno i di y con 0 y con 0 fratto x meno x con 0. Trovate? Ma questo è uguale al limite per x che tende a x con 0, viene u di x y con 0 meno u di x con 0 y con 0 fratto x meno x con 0 più i b di x y con 0 meno b di x con 0 y con 0 fratto x meno x con 0. Noi però che cosa sappiamo ragazzi? Sappiamo che il limite di questa funzione per x e x con 0 esiste ed è uguale a f' del punto z0. Allora per la caratterizzazione del limite possiamo dire che la parte reale ammette limite e la parte immaginaria ammette limite. Ma chi è il limite della parte, la parte reale? Per definizione non è altro che la derivata di u rispetto a x nel punto x con 0 y con 0. Chi è il limite della parte immaginaria? È la derivata rispetto a x di u nel punto x con 0 y con 0. D'accordo? Quindi è stato dire che la derivata rispetto a x di u nel punto x con 0 y con 0 esiste, la derivata rispetto a y nel punto x con 0 y con 0 esiste. E quindi chi sarà questo limite? Sarà, in base alla caratterizzazione che abbiamo visto ieri, sarà il limite della parte reale più il limite della parte immaginaria, quindi è uguale alla derivata rispetto a x di u nel punto x con 0 y
converte TV, la verità rispetto a X, TV F1. Questo converte. È chiaro come si usa il teorema di caratterizzazione di E del limite, che voi sapete che questa funzione ammette i limiti, d'accordo? Ma se la funzione ammette i limiti, abbiamo visto che la parte reale ammette i limiti, quindi vuol dire che esiste il limite di questa funzione, ma il limite di questa funzione è altro che la derivata di u rispetto a x del punto x con 0 y con 0. Quindi la funzione u ammette derivata rispetto a x del punto x con 0 y con 0. Esiste il limite della parte immaginaria, e quindi la derivata di b rispetto a x del punto x con 0 y con 0. E a che cosa vuole il limite? È proprio uguale il limite della parte reale più i limiti della parte immaginaria. Quindi ottieni questa forma. D'accordo? Ragazzi, cosa abbiamo fatto quindi? Ci siamo messi sulla retta y uguale y con 0 e abbiamo approssimato z a 0 facendo muovere z su quella retta. Però nessuno ci chiede, ripeto, lo stesso discorso. Invece prende la retta y uguale y con 0, prendiamo la retta x uguale x con 0 e approssimiamo z a 0 facendo muovere z su questa retta. Mi sa su questa retta, ci avete capito come sarà? Z uguale x con 0 y, d'accordo? Già nel punto di questa retta, adesso la retta passando per z a 0 è parallela all'asse y. Ripetiamo tutto il discorso su questa retta. Noi sappiamo che f di z a 0 è il limite di questa funzione, quindi questa funzione ammette limite per z all'interno di z a 0, quindi posso questo limite è lo stesso, siccome esiste è lo stesso se lo calcolo facendo, approssimando z a 0 su questa linea, che sarà uguale a limite per, a questo punto sarà y che tende a y con 0 di f di x con 0 più di y meno f di x con 0 più di y con 0 fratto x con 0 più y meno x con 0 meno y con 0. Hai trovato? Questo è uguale. Vediamo il discorso fatto prima. Limite. Per u tende a y con 0. U di y con 0 y. Qui v di x con 0 y. Meno u di x con 0 y con 0. Meno i b di x con 0 y con 0. Questo potrebbe essere st per y meno y con 0. Che è uguale al limite per y che tende a y con 0. Di u di x con 0 y meno u di x con 0 y con 0 fratto y meno y con 0 per y più v di x con 0 y meno v di x con 0 y con 0 fratto y meno y con 0.
quadrato semplificato qua la i di e i di questo caso qui. Ma questo è uguale al limite per l'ultimo che tende a y con z. Lo utilizziamo numeratore e denominatore per i. Quindi viene meno. Proprietà prima, mettiamo questo vettino, ragazzi. Facciamo prima questo, via. B di x con 0 y meno b x con 0 y con 0 fratto y meno y. Poi moltiplichiamo il numeratore e il denominatore per i quando viene meno 1, quindi viene più i meno 1 q di x con 0 y meno q x con 0 y con 0 fratto y meno y. Ragazzi, concludo come prima. Sappiamo che questa funzione ammette limite, quindi questo vuol dire che la parte reale ammette limite finito e la parte immaginaria ammette limite finito. Ma che è il limite della parte reale? È l'altra gradata di b rispetto a y nel punto x con 0 y con 0. Che è il limite della parte immaginaria? È l'altra gradata rispetto a y di u nel punto è uguale a meno, scusate, meno la derivata rispetto a u nel punto x con 0 y con 0. A che cosa è uguale il limite? Il limite è uguale al limite della parte reale più il limite della parte immaginaria, quindi è uguale a la derivata rispetto a b di y nel punto x con 0 y con 0 più i meno 1 la derivata rispetto a y di u x con 0. Guardate che sta scritto là sopra proprio, vedete? Isolate, sì. D'accordo? Quindi avete trovato e da quelle uguaglianze abbiamo visto seguono immediatamente condizioni di Cauchy prima. D'accordo? Facciamo subito qualche applicazione di questo risultato. Ragazzi, posso cominciare la dimostrazione? Avete copiato? Trovate, ragazzi? Posso? Necessaria ci permette di scartare le funzioni che non sono differenziabili, d'accordo? Allora, appunto, ad esempio, la funzione che f a z uguale a x più y appartenente a c associa la parte reale di z
è uguale a x. Cos'è questa funzione? Adesso questa funzione è differenziabile. È differenziabile. Allora, se fosse differenziabile, prendete un punto qualsiasi, prendete un punto z, d'accordo? Appartenente a c. Se questa funzione fosse differenziabile al punto z0, cosa dovrebbe succedere? Prima cosa, ragazzi, chi è la parte di questa funzione? Chi è u x y? X. Chi è v x y? Y. Chi è v di y? Y. Chi è v di y? X y. Z. D'accordo? Vai, d'accordo? Allora, ragazzi, se questa funzione prende un punto z a 0, x con 0 più y con 0 appartenente a c, se questa funzione fosse differenziabile nel punto z a 0, cosa dovrebbe succedere? U e v dovrebbero ammettere derivate parziali nel punto z a 0, e questo è verificato, le due funzioni hanno derivate parziali. E in più devono essere soddisfatte le condizioni di Cauchy-Riemann. Vediamo se sono soddisfatte le condizioni di Cauchy-Riemann. Quando diciamo la condizione di Cauchy-Riemann? La derivata di u rispetto alla x, in questo caso viene 1, deve essere uguale alla derivata di v rispetto alla y. La derivata di v rispetto alla y quant'è? 0. La derivata di u rispetto a x è uguale a 1. La derivata di v rispetto all'x è uguale a 0. 1 è uguale a 0? No. No, quindi la prima condizione è verificata, quindi il discorso finisce qui. D'accordo? Comunque prendete x con 0, y con 0, appartenente a c, u e v non verificano nel punto x con 0, y con 0 le condizioni di Cauchy-Riemann. E quindi questa funzione non è differenziabile in alcun punto di c. Ragazzi, abbiamo visto che questa è una funzione continua, vi ricordate? Perché la parte reale e la parte naturale sono funzioni continue. Quindi sono funzioni continue, non sono differenziabili. Che non è differenziabile. D'accordo? Idem, ragazzi, la funzione g, la funzione che ha z uguale a x più y appartenente a c associa la parte immaginaria di z più uguale a y. Chi è la funzione u di x y, ragazzi, in questo caso? Chi è? Y. Chi è b di xy? Chi è b di xy? 0. Fate vedere, medicatevi, vedete questo numero complesso. Chi è la parte reale di questo numero complesso? Y. Chi è la parte immaginaria? 0. U e v, ammettete la parziale, sì, sono funzioni di classe C infinito. D'accordo? Affaccia la derivata di u rispetto a x. Quanto fa? 0. La fascia derivata di v rispetto a y è uguale? 0. No, forse siamo fortunati, abbiamo condizioni verificate. Però adesso è verificata anche la seconda. Cioè, la derivata di u rispetto a y quant'è? 1. La derivata di v rispetto a x è 0. Se fa l'opposto di questo, sempre 0 viene. E 1 è uguale a 0? No. Quindi la prima condizione che ci viene verificata non è verificata la seconda. Quindi non sono verificate, le linee non sono verificate. Quindi questa funzione non è di alcun punto
di C. D'accordo? Ultimo esempio. Funzione doppia V, tale che a D è uguale a X più D chiuso appartenente a C assorbe il quadrato di Z uguale a X meno D chiuso. Che è Q di Y? X. X. Che è B? X. 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 Che è B di XY? Meno Y. Questo funziona a mettere le rate parziali in C? Sì, sono di classe C infinito. Ovviamente. Calcoliamoci, ricordiamo quali sono le cose che ci sono prima. La rata di U rispetto a X è? Qual è la rispetto a X? 1. La rata di U rispetto a Y ma te? Meno Y. Ma te? Meno 1. 1 uguale a meno 1 no, quindi la prima posizione non è verificata. D'accordo? E quindi finisce qui il discorso. Quindi non è. Non è differenziabile in alcun punto di C. Esempio di tre funzioni continue che però non sono differenziabili. Facciamo un altro esempio. Questo ragazzi, come ho detto, questa condizione è necessaria, però non è sufficiente. Fare questa funzione f tale che a z uguale a x più y appartenente a C associa U di XY più I di XY, dove U di XY è uguale a XY fratto X quadro più Y quadro, se XY è diverso da 0 0 se x y uguale a 0 e b x y uguale a 0 e allora x y appartenente a c. Questa è la vostra funzione. Vediamo un po' se questa funzione è differenziabile. Guardate un po' ragazzi, guardate la funzione U. Se ci calcoliamo U sugli assi, U sugli assi quanto vale? Gli assi quando va? Prendi x uguale su questi assi quando va? Se prendi x uguale a 0, y uguale a 0, questo vale 0. D'accordo? Prendete invece su questa semiletta, sulla semiletta y, sulla semiletta y uguale x. Quanto vale la u su quella semiletta? Escluso l'origine ovviamente. Eh? Quando va? Un mezzo. D'accordo? Avete che U X X è uguale a un mezzo, però X diverso dall'origine. D'accordo? Bene, cosa avete? Che U
di 0 e 0 è uguale a 0. Quindi questa funzione può essere continua nell'origine? Può essere continua nell'origine? No, ovviamente. Ah, cioè questa funzione nell'origine non ha proprio link. Perché se mettete sugli assi, se fate u di x0, per esempio questo è uguale a 0. Per ogni x appartenente a f. D'accordo? Se mettete su quest'asse la funzione vale 0. Se mettete su quest'asse, escluso lo 0, la funzione vale un mezzo. Quindi la funzione del punto 0, oltre ad essere continua, mette proprio limite nel punto 0, 0. D'accordo? Perché se fate il limite su quest'asse viene 0, se fate il limite su quest'asse viene un mezzo. Quindi questo vuol dire che il punto 0, 0 la funzione vale mezzo. E quindi in particolare non è continuo. Quindi non esiste il limite u di x y quando x y tende a 0, 0. Infatti in u non è continua di 0, 0. Ne abbiamo visto ieri che una funzione f è continua in un punto, se soltanto se la parte reale e la parte immaginaria sono continue. Quindi questo fatto implica che f non è continua in 0, 0. D'accordo? Ma abbiamo visto all'inizio della lezione che una funzione differenziabile in un punto e in quel punto necessariamente continua. Quindi se la funzione f non è continua in 0, 0, questo vuol dire che? Implica che f non è in 0, 0. D'accordo? Quindi questa funzione punto 0, 0 non è differenziabile. Quindi la mia osservazione abbiamo da arrivare a questo punto qui, che la funzione f non è differenziabile nel punto 0, 0. Facciamo vedere però, ragazzi, che nel punto 0, 0 la funzione f verifica la tesi della, della condizione necessaria. Allora, la funzione b, essendo una funzione costante uguale a 0, ammette delle rate parziali rispetto a x e rispetto a y nel punto 0, 0. Quando hanno queste delle rate parziali? Di b? Quando hanno? Zero. Se la rate rispetto a x di b nel punto 0, 0 è uguale alla rate rispetto a y di b nel punto 0, 0 è uguale a 0. Essendo la funzione costante e dappertutto, questo vale dappertutto, non soltanto nel 0, 0. D'accordo? Calcoliamoci la derivata parziale di u rispetto a x nel punto 0, 0. Questo è il limite di u di x0 meno u di 0, 0 fratto x meno 0 per x che tende a 0. Per definizione di rata parziale, questa è la definizione di rata parziale. Vi trovate? Ma questa è cosa uguale. Il limite per x che tende a 0. Quanto vale un x 0? Quando vedo qui x uguale a 0, cosa ottengo? 0. 0. Che è il limite di 0 fratto x, per x che tende, questo è altro che 0. Questa funzione è la funzione 1. Calcoliamo la data parziale rispetto al limite di u del punto 0, 0. Questo è che il limite per y che tende a 0 di u di 0 y meno u di 0 0 fratto y meno 0. Ma quando vedo qui dentro y uguale a 0, 0.
ma u di 0, 0 anche 0 per definizione, con meno 0 fratto y, questo è uguale a 0. Quindi la data, anche qua mettere la data parziale del punto 0, 0 rispetto a x e rispetto a y, entrambi sono? Sono nulle. Quindi nel punto 0, 0 le condizioni che ci rimane sono banalmente soddisfatte, è tutto 0, 0 uguale a 0, d'accordo? Però, quindi le funzioni v e v ammettono derivate parziali nel punto 0, 0. Verifica le condizioni di Cauchy-Riemann, però la funzione non è differenziabile nel punto 0, 0. Quindi questo vi dimostra che questa condizione è necessaria, ma non è sufficiente. Adesso facciamo 5 intervalli e troveremo la condizione di funzione.